Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Siamo al secondo episodio della carriera. Questo è la settimana dopo rispetto a quello che avevamo visto nel primo episodio. Vediamo cosa ci fa vedere. All that matters is the rings the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing that. Come on, let's go meet Triple H and try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. Wasn't his entire career history. Hey, Hunter! It's been a while. This is my guy that Matt Bloom wanted to bring in for the tryout match tonight. Nice to meet you. You trained him, Baron? I did. He's one of my top students. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot of good things. But I want to see you in action tonight before we decide anything. Do you have an opponent for him yet? I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity. So you're going to face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster we have. Braun Strowman. Dai. Go introduce yourself to Braun. Cavolo. Don't worry. He won't hurt you. Not until your match, at least. Cioè, mi stanno mettendo contro uno dei migliori. Cioè, guarda, sta sollevando come se fosse... Hey, Braun? Cavolo. I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? So how do you want to die tonight? I'd like to survive tonight, if that's okay with you. What I meant was, in what type of match do you want to get these hands? Dammi un match senza squalifica. Dammi un match senza squalifica. Tables match. Un match false count anywhere. False count anywhere. No. Voglio fare un tables match. Tables match could be cool. The owner of our promotion could never afford tables, so we never really got to use them. Il proprietario della nostra compagnia indipendente non poteva permettersi dei tavoli. The type of match tonight. We're gonna do what I want to do because I'm the monster among men. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. Stai scherzando? Great idea. That was my second choice. Ok ragazzi, allora ci chiudono dentro una gabbia contro Braun Strowman. Cavolo. Vabbè, abbiamo sbloccato dall'episodio precedente Baron Blade col Queen in BCW, eccetera eccetera. Ci hanno dato anche, vai al negozio pacchetti per acquistare un pacchetto bottino usando i gettoni, ci hanno dato quindi dei gettoni e ci hanno dato anche altri gettoni rossi che ora andremo a vedere successivamente cosa a cosa servono. Allora, questo come vedete è diciamo l'hub centrale dove ci sono tutti i lottatori o il nostro manager, quindi possiamo andargli a parlare. Allora, prima voglio parlare con Baron Blade, vediamo se ci dice qualche cosa. In passato hai lavorato per la WWE, hai qualche consiglio dell'ultimo minuto per un nuovo allino come me? Just make the most of your opportunity, win or lose. Matt Bloom brought you in here because he saw something in you. Just go out there and show him that again. Oh, and try to get some free swag. I'd like a Bootio's lunchbox if you're taking requests. Ho cose ben più importanti di una scatola di cereali a cui pensare. Letteralmente ci ha chiesto se gli portavamo una scatola. Like a replica title belt? Una scatola di cereali. Lui ci dice tipo cosa? Una cintura di giocattolo? Braun Strowman, per esempio. Of course. Just trying to keep cavo solo di alleggerire l'atmosfera. But if you do see a lunchbox lying around. Cioè, questo vuole i cereali, vuole. Ok, parliamo con Alexa Bliss, vediamo cosa ci dice. No. Hey, I've seen some of visto your qualche video del tuo match nel circuito indipendente, non te la cavi male. Grazie. Scelta nei dialoghi. Ora tocca a te decidere come far proseguire il dialogo. Pensaci attentamente, la tua scelta influenzerà l'esito della conversazione e non solo. Grazie mille, mi fa molto piacere, grazie. Qualche consiglio su come affrontare Braun Strowman? Grazie, anch'io ti seguo in TV tutte le settimane. Di persona sei molto più minuta.
forse questo, grazie, qualche consiglio su come affrontare Braun Strowman? I've seen what he's capable of when he was l'ho visto d'azione molto vicino quando abbiamo combattuto insieme nel Mixed Match Challenge. Il consiglio migliore che ti posso dare è di scappare finché sei in tempo. Quindi quello che ovviamente si pensava. Ok, andiamo al match di prova e andiamo a combattere Braun Strowman in uno steel cage match. Quindi il mostro più forte al momento che ci sia in WWE nel match che non ci permette di scappare. Ok ragazzi, e adesso andiamo a iniziare questo match. Mostra il Triple H che fai sul serio rimanendo nella gabbia con Braun Strowman. Ok, il commento non c'è quasi mai, però dai, quindi è sempre una cosa che dovrei fare io. Vabbè, non è un problema quello. No, c'è. Io non ho capito, mostra il Triple H che fai sul serio rimanendo nella gabbia con Braun Strowman. Quindi o lo batto con il pin, quindi normalmente questa me la potevo anche evitare. Quello già ha la mossa finale. Credo che questo è il match che è finito già. Guarda, non mi fa vedere neanche, non mi ha fatto vedere neanche il conteggio. Però ho completato l'achievement, quindi questo è quello che doveva succedere. In un modo o nell'altro io dovevo perdere questo match. Ok, possiamo continuare perché non... al momento non è accaduto niente. You did a good job out there. Really? Feels like I got run over by a big bearded tank. Nel vero senso della parola. Think it was enough room to sign me? I don't know. But no matter what, you always have a home in the BCW. Thanks. Hey. I saw a lot of positive things from you tonight. Most importantly, you didn't seem intimidated by being on the bigger stage or by being locked in the cage with a monster. So with that being said, we'd like to offer you an NXT contract. Look that over and return it at tomorrow night's show. This is amazing. Thank you. I would shake your hand, but I think three of my fingers are dislocated. Don't worry about it. Rest up and we'll finalize everything tomorrow night. Ok ragazzi, ci hanno dato un contratto per you NXT. Guarda come è rimasto. Me too. I just can't believe it. I mean, against all odds. I know. I'll definitely be sad to see you go. You've become one of my top guys. You'll be fine though, right? I mean, you got Cole and the rest of the crew, yeah? Sorry. What am I doing? This is your time to celebrate, not to worry about me and BCW. You enjoy the moment. I'm gonna go talk to Triple H about when you might start, so maybe I can get you on one more BCW show. We'll do a big farewell match. It'll be great. Sounds good. Un match per... I'll see you back at the hotel. Okay. Allora, ci ha detto in poche parole che è orgoglioso di noi. Ci fa le congratulazioni. E ci ha detto che ora lui se ne va a parlare con Triple H per il nostro contratto, ma comunque sembra una cosa per togliercelo dal mezzo. E ci ha detto che forse poi ci organizzerà anche un match in BCW per finire la nostra carriera lì. Was tonight just a one-time thing, or are you signing with WWE? Well, actually, I was literally just offered an NXT contract, and I can't wait to get started. You should just skip NXT and go straight to the main roster. Grazie. Actually, you know what? Hey, Triple H, you say listen to your audience. Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster, which actually, I think I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Che cavolo è successo? Cioè, ci hanno aggredito dal nulla, uno con un casco sembrava, che ora secondo sarà scappato. Ok, allora io da quel poco che ho capito
potrebbe essere quello di prima, quello di BCW. Vediamo il giorno dopo cosa succede. Però io ho questa... I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Less than 24 hours after we offer you the opportunity of a lifetime, you get into a fight with a fan outside a WWE event, and there's video. I'd really love to hear this explanation. Non farmi scegliere. È stato il fan a cominciare, chiedi scusa. Diciamo la verità, è stato il fan a cominciare. Look, the fan attacked me first. I was just defending myself. What am I supposed to do? Just stand there and get beat up? All we can see is you fighting with a member of the WWE universe, and that's not good. Well, that's how it happened. You need to understand, this isn't some rinky-dink independent promotion running shows at the Elks Lodge. This is a publicly traded global company. We can't have our WWE superstars getting into fights with fans, and it will not be tolerated. On top of that, you were bashing NXT, saying you were going straight to the main roster. Who in the hell do you think you are? I was just having fun with the fans. I was just about to say that I would be happy to go to NXT, and the fan attacked me. Oh, I bet. This is what I get for trying to do business with one of your guys, Baron. Come on, Hunter. Can't you just fine him or something? No, because I can't fine him if he's not on the active roster. I'm rescinding the contract offer. Leave the building, or I will have security escort you out. Don't ever bring me one of his guys again. This is on you too. Understood. Remember what I said about making me regret my decision? Congratulations, you did it in record time. Hey, this wasn't your fault. I'm sure we'll figure out okay. Something else. No, come on. Dobbiamo andarcene già subito. Un giorno dopo un giorno. Ok. Ok ragazzi, io direi che il video può terminare qui. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla serie di WWE 2K19. Non dimenticate di lasciare un mi piace e di commentare il video. Grazie, ci vediamo alla prossima.